Prod, tu scudetto! Oggi tocca, ragazzi, al Bologna. Siamo al terzo episodio di questa nuovissima serie. Non possiamo, ragazzi, cambiare il modulo. Questa è l'unica regola. E poi, ragazzi, questa è la classifica. Proveremo a battere il Napoli, ma la vedo difficile perché contro col Bologna è una squadra molto molto più debole. Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo ad analizzare la rosa. Ok, ragazzi, la rosa è questa. Allora, in porta abbiamo Skorupski, che io non andrei a confermare. Posch stessa cosa, Bouquet, ma non lo so perché c'ha comunque un potenziale di 81. Lukumi, dobbiamo cacciarlo via. Anche il terzino destro, Orsolini, forse per un anno lo potremmo tenere, va. Forse per un anno, giusto se non riusciamo a fare il mercato. Moro, via, ragazzi. Ferguson, ce lo teniamo. Cioè no, Freuler invece ce lo teniamo forse per quest'anno. Doie, ce lo teniamo. Fabian, io lo andrei a cambiare e metterei, ragazzi, Ferguson, che già è un 79, c'ha un overallino di potenziale, ma già un 79 e in poche settimane, in due settimane, passa a fare il COC. E poi come punta io confermerei Castro. Quindi passiamo con il mercato in uscita, vediamo un po' il budget iniziale. È quello di ben 32 milioni, vorrei arrivare intorno ai 60 milioni per un budget dopo il mercato in uscita. Metto in lista di trasferimento tutti quelli là che se ne devono andare e facciamo il mercato in uscita. Cioè, abbiamo un problema, ragazzi. Orsolini, per fare d'esterno destro, cioè dalla destra a centrocampista esterno destro, ci mette 200 settimane, quindi può essere che lo venderemo, non lo so. Fabian se ne va via per 15 milioni alla Lazio, ci sta, ragazzi, ci sta. È finito il mercato in uscita, ecco, abbiamo con un budget di 116 milioni, tanta roba. Andiamo a vedere chi abbiamo, ragazzi, venduto. Allora, in realtà la difesa è rimasta sempre la stessa, perché ci ho pensato su Lukumi e Posch, che potremmo tenerli forse per un anno. Dobbiamo comprare assolutamente per un portiere, un terzino sinistro e, ragazzi, un CDC. E poi per il resto, più che altro, diciamo, va bene, però vorrei cambiare sia Lukumi che Posch. Però forse Orsolini è meglio da cambiare, perché se non può fare l'esterno destro, ragazzi, va male. Come portiere voglio andare a prendere, ragazzi, proprio lui, Verbruggen. Vale, la loro richiesta intorno a 26 milioni, intorno a 21, riusciamo a chiudere un 77 e c'ha anche un grande potenziale, ragazzi, quindi andiamo alla trattativa. Vogliono ben 20 milioni, proviamo 18 milioni, è un'offerta, ah no, 20 milioni, va bene dai, ragazzi, accettiamo 20 milioni, ho sbagliato a cliccare, va bene così, andiamo a fare il contratto. E quindi è il nuovo portiere Verbruggen. Ragazzi, come terzino sinistro andiamo a comprare lui, Kerkez, intorno ai 20 milioni, intorno ai 20 milioni, 21 milioni, riusciamo a chiudere l'offerta. Buono così, ragazzi, è molto molto forte, già l'ho preso qualche volta in qualche challenge, qualche rebuild. Vogliono 24 milioni, ma noi gli faremo uno scambio giocatore di un terzino e gli mettiamo a Miranda. Gli offriamo 11 milioni più la clausola di rivendita del 15% più Miranda. Vediamo quello che ci dicono, è un'offerta allettante e questo Kerkez è il nuovo terzino sinistro del Bologna. Intorno ai 37 milioni per Sarma e c'è un 80, questo, ragazzi, vale tanto. Baghettino del portiere, vediamo quanto vogliono, 44 milioni, mamma mia. 37 milioni più il 25% di clausola di vendita, ne vogliono 43. Ma sono troppi. Proviamo 38, ragazzi, 42 ne vogliono. Proviamo 40 milioni, ok, affare fatto. Però dai, abbiamo pagato tanto, spero che questo fa una crescita esponenziale pazzesca. Proviamo con Rico Lewis, ma vale questo un bel po'. Vediamo un poco, ma mi sa che non riusciamo a comprarlo, perché in pratica, ragazzi, cioè, alla fine i nostri quei tre acquisti fondamentali abbiamo fatti. Vorrei provare a cambiare Posch, sinceramente. Proviamo a fare il baghettino del portiere e vediamo quanto vogliono. Ne vogliono 25 milioni, attenzione perché ce la possiamo fare. Terzini, andiamo a mettere Posch, ragazzi, è già è una cosa molto molto interessante. E gli offrirei appunto
ragazzi, a sto punto 8 milioni più una clausola del 25%, poi più 8 milioni dovevano accettare, è un'offerta allettante e io godo, ragazzi, godo, quindi andiamo a fare il contratto per il nuovo terzino sinistro. Proviamo, ragazzi, con Garnacho e vediamo quello che succede. Speriamo che riusciamo a comprarlo un 79, però c'ha un grandissimo potenziale, è fortissimo, penso che già lo sapete, è inutile che ve lo descrivo. Avanziamo, vogliono 54 milioni, controfferta, rinegozia offerta, cartellino e gli daremo Orsolini, 19 milioni e il 25% di clausola di rivendita, un'offerta allettante, godo, spero che riesco a fare il contratto a Garnacho, in teoria al 90% lo riesco a fare, mamma mia. Ok ragazzi, allora la rosa per questa prima stagione è questa, in porta Verbuggen, terzino sinistro Lewis, Bukema e Lukumi. Poi abbiamo Kerkez. Poi come esterno destro abbiamo Garnacho. Poi abbiamo Sar, Freuler, Doie, Ferguson e Castro. Per questa prima stagione, dai, almeno un posizionamento sesto penso che lo riusciamo a fare. Mi do un obiettivo molto molto basso. Andiamo ragazzi fino alla fine di maggio, ormai già lo sapete a memoria, e ci vediamo alla fine di maggio. Ok ragazzi, appena finita la prima stagione con le ultime partite di campionato, due vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Juve. Dai, andiamo a vedere la ragazzi classifica, siamo arrivati noni, mi aspettavo molto molto di più, però 60, abbiamo fatto 60 punti, quindi diciamo comunque abbiamo fatto, è stato un campionato molto frizzante, molto 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 ma molto frizzante. Andiamo a vedere ragazzi le statistiche. Odegaard, perché ha giocato lui e non ha giocato il carissimo dove sta, e non ha giocato, non ci credo. Castro, ma perché, non ci credo, vabbè. Kerkez, no. Ok, vediamo le reti. Odegaard 24 e 6 assist, Garnacho 18 e 4, Ferguson 8 e 10, Sar 5 e 3. Poi chi cavolo ha giocato pure qua? Ma dai ragazzi, chi cavolo ha giocato in questa? Ragazzi, spettacolare in pratica. Allora, se n'è andato il difensore centrale, se n'è andato l'attaccante, siamo messi una bomba. Però vediamo un po' le crescite. Verbuggen 81, Lewis 81, Lukumi 79, dai, è cresciuto di 2, Kerkez 81, Garnacho grande crescita 83, Sar 83, Freuler 80, vale male, Doi 87, Ferguson 82, Odegaard 75, che non doveva giocare ragazzi. Questo è un problema, voglio andare a vedere che fine ha fatto Castro. Ok ragazzi, appena finito il calciomercato in uscita, 79 milioni di budget per la fine comprare 2/3 giocatori, sicuramente compreremo un DC e un CDC, poi l'altro DC non so se cambiarlo, però andiamo a cercare il DC e dai, io almeno da un 80 in su voglio partire. Ragazzi, andiamo a comprare Lukeba come DC, intorno ai 41 milioni dovremmo riuscire a comprare, vediamo un po', ci vogliono 51 milioni, attenzione, rinegozio offerta a cartellino, facciamo, vediamo, proviamo così, 41, 25% di clausola di rivendita, ci mettiamo anche uno scambio di 37 milioni più Cambiaghi più il 25% di clausola di rivendita, ne vogliono 43 milioni pure se abbiamo Cambiaghi, allora io ti dico 39, carissimo Fius Gamer, vediamo cosa ci dicono, 43, no. Allora 40, dai, facciamo così, 40 43. Oh, ma sono fissati con 43, 200.000. E vabbè ragazzi, accettiamo, perché sennò qua mi fanno vabbè, sì, accettiamo, dai. Ragazzi, come CDC voglio andare a comprare il UEFR, intorno ai 54 milioni riusciamo a chiudere l'affare, però dai, gli mettiamo la contropartita e penso che ce la faccio, perché i soldi non ce l'abbiamo, 54 milioni, 37 milioni più Frueler, più 25% di clausola di vendita, vediamo se ci vuole un'offerta allettante. Andiamo a fare il contrattino per questo ultimo giocatore, perché poi un altro DC non riusciamo a comprarlo, dai. Però dai, il prossimo anno compriamo tutto, spendiamo 100 milioni sul CDC, sul DC ragazzi. E ragazzi, la rosa è questa qua. Allora in porta Verbuggen, Rico Lewis, poi Lukeba, Lukumi, Kerkez, Garnacho, Sar, Weffer, Noie, Ferguson e Castro. Ragazzi, andiamo fino alla fine di maggio, ovviamente già
lo sapete, è inutile che ve lo dico ogni volta, fino alla fine di maggio noi ci vediamo alla fine della seconda stagione. Ok ragazzi, è iniziata la terza stagione, vediamo il budget qual è di 82 milioni per comprare, vediamo chi dobbiamo comprare ragazzi per comprare un difensore centrale, Lukumi a posto di Lukumi, quindi spero di comprare almeno un difensore che ha un valore di 83, vediamo chi comprare. Ok ragazzi, come difensore centrale proviamo a comprare Inacho, gioca nel Brighton, attualmente un valore 83, intorno ai 50 milioni, possiamo chiudere l'affare, però ovviamente è inutile che ve lo dico a fare, baghettino del cambio ruolo, vogliono 70 milioni, rinegozio offerta cartellino, no, mettiamo prima lo scambio giocatori, mettiamo Lukumi più ragazzi appunto un 57 milioni più una clausola di rivendita del 25%, vediamo cosa ci dicono ed affare fatto, quindi il nuovo difensore centrale, l'unico acquisto della terza stagione è Inacho. E ragazzi la rosa è questa, abbiamo in porto Verbruggen 84, Lewis 85, Lukumi 84, Inacho 83, Kerkez 84, Garnacho 87, Sar 84, Wiffer 83, Ndoye 79, Ferguson 85 e Castro 78 perché non ha potuto giocare. Ora vado a mettere il piano di crescita ragazzi al nostro carissimo, dove sta Inacho, che deve fare almeno in questa stagione minimo deve arrivare un 85 ragazzi, e vado appunto alla fine della stagione come sempre andiamo alla fine di maggio, al 31 di maggio, e speriamo che almeno vinciamo un trofeo oppure arriviamo almeno in zona Champions in questa stagione. La prima partita è Bologna-Sassuolo, io andrei subito a vederla insieme, speriamo in una vittoria facile del Bologna perché è molto molto forte, tutti 80 più dell'80, quindi speriamo di vincere e stravincere, almeno arrivare in zona Champions. Bologna, Sassuolo e vinciamo 3-0, ottimo inizio. Appena finita la terza stagione andiamo a vedere se abbiamo, cosa abbiamo fatto, quindi classifica ragazzi e siamo secondi alla terza stagione col Bologna, tanta roba, 77 punti, diciamo 3 punti di distacco dalla prima, dai va bene, andiamo a vedere però ragazzi le altre classifiche, Coppa Italia dove stiamo, dai abbiamo perso 1-2 contro il Cittadella, è scandaloso, andiamo a vedere ragazzi, in teoria siamo pure in Europa League, vediamo un po', che abbiamo perso 1-0 in finale, ottima prestazione in questa terza stagione, spettacolare potrei dire, andiamo a vedere ragazzi a sto punto le statistiche, le reti, 28 reti per Garnacho e 15 assist, Ferguson 27, Castro 15, un po' poche, Ndoye 10, Wafer 7, Sar 4, Lewis 3, andiamo a vedere un po' di quanto è cresciuto l'overall e mamma mia, allora Verbruggen di 1, Lewis di 3, Lukeba è 87, spettacolare, Inacho 86, Kerkez di 2, Garnacho 89, spettacolare, Ndoye 80, peccato per Castro, mi sa che appunto andremo a cambiare lui a questo punto, quindi ragazzi non ci tocca che passare alla quarta stagione, sperando di vincere ragazzi lo scudetto, perché se pure vinciamo la quarta stagione per me è come se siamo primi, perché abbiamo fatto una cosa pazzesca. Ragazzi, quarta stagione, vediamo il budget quanto è di 116 milioni e vuoi andare a cambiare Castro, mi dispiace però non ho potuto giocare, quindi lo cambiamo e andiamo a comprare ragazzi un ATT potentissimo, vediamo chi comprare, va che ragazzi andiamo a comprare Boniface, riusciamo a comprarlo questo sicuramente, baghettino del portiere 91 milioni, controfferta, scambio giocatore, gli mettiamo l'ATT, dove sta l'attaccante? Ah, perché sta in scambio, vabbè accettiamo così, vai, accettiamo 91 milioni. Che ragazzi, appena finita la terza stagione barra rossa, ma le ultime tre partite di campionato le abbiamo vinte, vediamo un po' la classifica, siamo primi e vinciamo quindi lo scudetto alla quarta stagione. Oh, ma che cos'è, una maledizione che vinciamo tutti alla quarta stagione? Ora c'è il conto dei trofei, quindi vediamo un poco, Supercoppa non ci siamo, Coppa Italia dove stiamo, 1-2 abbiamo perso ai quarti di finale e vediamo un poco la finale, la Champions League ragazzi, se abbiamo perso 2-2
a 1. Quindi per che ragazzi, andiamo a vedere le statistiche, quindi stanno a pari merito sia il Bologna che ragazzi l'Atalanta, però metteremo Bologna secondo perché ragazzi è più scarsa dell'Atalanta normalmente. Boniface 36 reti e un assist, Garnacho 22 e 10, Ndoye 9 e 3, Ferguson 9 e 9, Wafer 7 e 5, Sar 6 e 5. Andiamo a vedere la crescita di questi giocatori: Verbuchen 87, Lewis 89, Lukeba 88, Inacio 87, Kerkez 87, Garnacho 82, Sar 88, Wafer 86, Ndoye 82, Ferguson 87, Boniface 88. Ndoye mi aspettavo una crescita migliore, ma tutti gli altri ragazzi hanno fatto una crescita pazzesca, erano tutti dai 77, sono arrivati più all'86. Quindi per altri video del genere vi ricordo di lasciare tantissimi like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, bella.